presentazioni. Iniziamo con il nuovo arrivato in casa Axed Group. Benvenuto a Caio Junior. Poi vi dirà lui, vi spiegherà lui insomma quella che è stata la sua escalation qui in Italia. Il tecnico Basile lo conosce molto bene perché l'ho avuto con lui a Martina. Il presidente ha fatto questo ulteriore sforzo per cercare di arricchire la squadra anche in considerazione di quelli che sono stati gli splendidi risultati del girone di andata con la storica qualificazione alla finale di Coppa Italia. Poi, cosa non meno importante, anzi molto importante, perché l'Axel Group e Latina Calcio 5 è da sempre vicino alla solidarietà, comunque a delle situazioni importanti che vanno al di là del contesto prettamente legato alla partita e quindi al calcio a 5, al futsal. Ci sarà la presentazione della Fondazione Latina Calcio a 5, di quelli che sono gli obiettivi che sta portando avanti questa fondazione, ve ne parlerà poi dettagliatamente Matteo. E il presidente poi gli chiederò quella che sono stata una doppia giornata della settimana scorsa, dedicata anche questa alla solidarietà per Lucchetto per sempre, con la vendita all'asta delle magliette e dei palloni autografati dalla squadra e ricavato appunto dovuto a queste cose qua. Io inizierei con Caio Junior, quindi prego i colleghi della stampa di fare delle domande, oppure presidente, un preambolo da parte tua insomma. L'operazione di Caio nasce in seguito alla decisione di Patrizi di prendere un'altra strada, quindi siccome non ci siamo mai tenuti i soldi in tasca, quelli che ce l'abbiamo siamo abituati a reinvestirli per il mercato, abbiamo fatto diciamo un summit con il mister per capire qual era la soluzione migliore come reinvestire questi soldini. Visto che il mister e la società ripone molta fiducia in Simone Chicchio e nella crescita di Maurizio Landucci, abbiamo deciso di proseguire per quanto riguardava il ruolo dei portieri con Simone e con Maurizio, e quindi la decisione è stata quella insomma, di puntare su un giocatore di movimento, visto poi anche la qualificazione alla finale 8 e speriamo più avanti anche quella che tutti ci auguriamo ai playoff scudetto, gli impegni a quel punto diventerebbero abbastanza insomma ravvicinati, e quindi la rosa attuale, che comunque è una rosa importante, l'innesto di Caio ci consente anche di stare più tranquilli in quei momenti in cui magari ci saranno delle squalifiche e tocchiamo tutti ferro magari qualche infortunio. La scelta di Caio come giocatore è dovuta alle sue qualità tecniche ma anche umane, perché la prima cosa forse guardiamo dopo quelle tecniche, perché riteniamo che inserire un giocatore nel contesto di questo Latina Calcio 5 vada fatto con oculatezza. Questo è un gruppo che ha dimostrato di essere veramente sotto il profilo umano un gruppo con delle grandi qualità, e quindi è importante inserire dei ragazzi che abbiano a loro volta questa qualità che per noi è importante, quindi l'umiltà, il rispetto, la voglia di inserirsi con umiltà in un gruppo come il nostro. E siccome poi abbiamo la fortuna che il mister Basile conosceva Caio per averlo avuto a Martina credo per 2 anni e mezzo, forse 3, quindi la scelta è ricaduta subito su Caio, e non vi nascondo che è stata un'operazione difficile, perché soprattutto in questo periodo tutte le squadre stanno cercando di rinforzarsi, e andare a reperire un calciatore del valore di Caio è stato anche diciamo un colpo di fortuna, perché abbiamo dei ottimi rapporti con la società del Real Rieti. Ci tengo a ringraziare in particolar modo anche a questo proposito il nostro ex DS Cristiano Martello, che in questo diciamo ha messo anche del suo per far sì che questa operazione si concretizzasse. Ovviamente ha prevalso la volontà del giocatore di venire qui, perché Caio aveva anche
e questo penso può confermarvelo anche lui, aveva delle richieste da altre squadre, in primis la Luvarense, che all'ultimo momento si era fatto sotto prepotentemente, quindi a maggior ragione il fatto di avere il Picaio è motivo d'orgoglio per noi e di soddisfazione, perché vuol dire che il ragazzo ha creduto nel progetto Latina Calcio a 5 e di questo ne siamo onorati. Prego. Sì, ecco, io volevo chiedere così una curiosità, se poi ai fini della decisione è contato molto anche l'impatto emotivo della gara di andata, insomma ti sei reso conto dove saresti potuto andare a giocare? Prima di tutto voglio ringraziare il presidente, il ministro, il Luca per la fiducia. E la scelta di Latina, come ho parlato già con Luca, è la scelta di venire qua e un po' di giocatori conosco già e sono molto felice di stare qua, era quello che volevo la mia famiglia pure e spero di fare bene, spero di dare il massimo mio per questo sforzo che ha fatto il Latina. Vivi in un gruppo che ha già fatto molto bene, onestamente, finora, con tutti gli obiettivi in piedi. Insomma, se conosci i compagni, insomma, se conosci anche la Costa e la Luna, che difficoltà pensi di poter incontrare dal punto di vista dell'inserimento e anche della concorrenza? Ma la concorrenza c'è in tutte le squadre, no? Però io sto arrivando qua per sommare, non per fare la concorrenza. Io spero di raggiungere tutti gli obiettivi mio personale e della squadra, questo che voglio. E allora ti faccio più o meno la stessa domanda da un'altra angolatura. Che cosa puoi dare in più rispetto ad un gruppo che finora ha fatto bene? Perché se si acquista un giocatore la società vuole fare ancora meglio. Ma io spero di aiutare, soltanto di aiutare, perché come ha detto Luca prima, quando si gioca in 6, quando si gioca in 8 è una cosa diversa, capito? Questo fa bene a tutte le squadre, a tutta la squadra. Io arrivo qua per sommare, non per fare scontro con qualcuno. Sì, io ho una domanda naturalmente per te e anche una per il mister. Ti chiedo di descriverci quali sono le tue qualità tecniche e le tue, diciamo, qualità anche mentali, strategiche, e chiedo al mister che tipo di contributo pensi che possa dare Caio alla tua squadra. Quindi prima il giocatore, ovviamente. La mia qualità è di correre. Io mi piace, non è che sono, ti dico con tutta la sincerità, non è che sono un giocatore che sono io. La mia caratteristica è di correre e la mia difficoltà un po' è la difesa, che devo imparare un po' ancora. Speriamo che Michel mi aiuti. No, per quanto riguarda invece, io credo che questo sia un processo che è nato lo scorso anno, no? Quindi ogni volta che inseriamo un giocatore dentro questa squadra lo facciamo cercando di migliorare. Abbiamo inserito 2-3 giocatori all'inizio anno, così ne stiamo inserendo anche adesso per cercare sempre di far crescere questa squadra. È chiaro che Caio è anche un giocatore under, quindi anche come se la prendiamo dal punto di vista della regola, lui chiaramente non toglierà spazio a nessun giocatore italo grande, no? E quindi è chiaro che in campo ci può dare una mano in più, soprattutto a livello numerico. Però è chiaro che è un giocatore che abbiamo voluto per le sue caratteristiche, soprattutto di far bene le due fasi. È vero che lui ha detto che ha difficoltà in fase difensiva, però è un giocatore che alla sua età riesce a far bene sia la fase offensiva che la fase difensiva. Quindi deve portarci a crescere come roster, come squadra, perché lo stiamo facendo penso che lo stiamo dimostrando dallo scorso anno. Ho anche una domanda per Gianluca, nel senso, questo acquisto è stato fatto anche non pensando semplicemente a questa stagione, ma è stato probabilmente pensato anche perché possa dare un contributo anche e soprattutto negli anni successivi, io ipotizzo, perché comunque è stato preso un giocatore classe 93, perché comunque probabilmente è soltanto alle fasi nascenti della sua carriera. È così oppure diciamo
Allora, tutti i giocatori che vengono qui, la prospettiva è quella di poter fare un discorso a lunga scadenza. Ovviamente questo discorso riguarda Caio, ma può riguardare lo stesso Arnaldo che ha 36 anni. Cioè, noi la prospettiva è quella, insomma, di avere un rapporto a lunga durata. Ovvio che l'investimento su Caio è nell'idea della società di avere un giocatore che possa rimanere qui nei prossimi anni, quindi non abbiamo preso certamente Caio con la prospettiva dei prossimi 5 mesi di campionato. Ovviamente le somme si tirano sempre a fine anno, quindi noi crediamo che lui abbia le qualità per dimostrare di poter rimanere nella linea del calcio 5 per i prossimi anni. Sta a lui adesso non smentirci. Noi crediamo fortemente che possa essere un prospetto per gli anni a venire, però come ogni anno, voglio dire, le somme le tiriamo sempre a fine campionato, però l'idea è che la fiducia della società è che lui possa veramente iniziare un percorso, spero lunghissimo, con la linea calcio 5. Direttore Corbucci, prospettiva della Final 8 del girone di ritorno, in quello che insomma ci sia ancora la partecipazione a... Quanto è più competitiva questa squadra rispetto al valore delle avversarie che avete conosciuto tutte dopo un giro di anni? Abbiamo detto all'inizio, quindi abbiamo sempre cercato di guardare in casa nostra più che altro, più che gli avversari. E l'acquisto di Caio e il recupero degli altri giocatori, perché finalmente vediamo in campo Andrea, piano piano vediamo Iuri, quindi sono cose importanti. Noi pensiamo sinceramente di migliorare tanto anche nell'arco di questi mesi che verranno da qui alle Final Eight, e questa squadra e questa società ha dimostrato con questo acquisto e soprattutto con il lavoro di tutti i giorni che pensa sempre a crescere, anche perché come hai detto voi, il bilancio di giro andata può essere sicuramente un bilancio positivo su cui casomai anche un po' sedersi, invece no, è un messaggio chiaro, un messaggio importante, un messaggio comunque di crescita e soprattutto di volersi migliorare. Quindi è uno sprone per noi che lavoriamo tutti i giorni, per i ragazzi che quindi non devono sentirsi assolutamente appagati e arrivati. Io sono convinto che arriveremo alle Final Eight con gli scongiuri del caso delle squadre avversarie, perché sono convinto che diremo la nostra e saremo l'assoluta mina vacante del torneo, per non parlare poi del campionato, di quello che verrà più avanti. Ok, io invece adesso, esulando un po' dal contesto della presentazione di Caio, volevo capire quali erano le condizioni adesso, diciamo, della squadra in vista della prossima partita, che sarà nemmeno a farlo apposta, proprio contro i piedi. Sì, piano piano non è una condizione ottimale, chiaramente stiamo recuperando, come ha detto Luca, gli infortunati, cerchiamo di arrivare in maniera, diciamo, sufficientemente pronta per poter giocare con una grande squadra come Rieti. Dobbiamo arrivarci bene, cerchiamo di recuperare Borca, Terenzi, anche lo stesso Babo. Chiaro che adesso a 10 giorni non riusciamo a dire come ci arriveremo, però chiaramente noi ci stiamo mettendo tutte le nostre forze per cercare di allenarci al meglio delle nostre possibilità, però penso che poi ci arriveremo in maniera almeno consona per una partita di quel livello.